intanto grazie per l'invito. Sono ricercatore, sono oncologo, ematologo, conosco la LIST, abbiamo una sede anche a Modena, conosco quello che fanno per i nostri pazienti e vedere che c'è una grande attenzione anche per aspetti di ricerca e di bioetica è un ulteriore valore aggiunto e aumenta il rispetto che ho per questa associazione che ha un impatto nazionale non indifferente. Grazie davvero ancora per l'invito. Io mi occupo di staminali da diversi anni, sia sul versante rigenerativo, ci occupiamo di rigenerare i tessuti ossei, muscoloscheletrici in particolare, ma una grande parte della nostra attività è rivolta nel declinare l'uso delle staminali all'interno dell'oncologia. Diciamo che siamo un po' a cavallo tra quella che è l'immunologia dei tumori e quella che è la medicina rigenerativa. E perché parlo di immunologia? Perché è un po' importante cercare di capire da dove viene questa nostra ricerca. Cioè, sostanzialmente noi tutti i giorni combattiamo con i tumori, ogni giorno sconfiggiamo un tumore. Purtroppo questa lotta in qualche caso diventa una lotta impari, perché all'interno del nostro organismo a un certo punto il nostro sistema immune non riesce più a sconfiggere l'elemento maligno proliferante in un meccanismo che i biologi, che noi definiamo come fuga tumorale, in inglese si chiama tumor escape, un po' come se a un certo punto il tumore sfugge dal nostro controllo. Questo avviene per una serie di motivi, sono tre le cose importanti che dobbiamo tenere in considerazione. Innanzitutto le armi principali nei confronti dei tumori sono i nostri linfociti, cioè sono cellule del sangue, tessuti che agiscono contro il tumore e lo fanno in vari modi, lo vedremo dopo. Quello che di solito accade nei confronti di un tumore che fugge da questo controllo immunologico, che cos'è? O la mancanza del riconoscimento, cioè il linfocita non riconosce più la cellula malata come tale e quindi la cellula malata prende il sopravvento e cresce. Oppure la cellula tumorale, pur riconosciuta dal linfocita, sopravvive all'azione tossica del linfocita stesso. Oppure il tumore, che è costituito non solo da cellule tumorali in sé, ma da un microambiente, parlavo un attimo fa con il professor Biava, che ho avuto il piacere di conoscere, il microambiente svolge un ruolo importante nella crescita del tumore, perché protegge il tumore dall'aggressione del sistema immune, un po' come lo scudo delle navicelle spaziali, ecco, per usare un confronto, questo scudo protegge i proiettili che arrivano su questa navicella spaziale maligna in questo caso, e quindi può lanciarsi e dare origine alla metastasi. E la parola sulla quale vorrei focalizzare la vostra attenzione è il discorso dello stroma. Lo stroma è il supporto benigno, ma il supporto anche in questo caso maligno. Questo è un editoriale uscito su Nature nell'aprile del 2014, quindi mese fa, in cui titolato The Killer Within, cioè il killer dentro di noi, cioè noi tutti abbiamo un killer in grado di sconfiggere il tumore, tuttavia questo non accade, quindi dobbiamo cercare di capire come possiamo prendere tutti questi soldati che sono presenti nel nostro corpo e riattivarli, renderli più potenti e determinare un'azione citotossica. Ecco, e questo è quello che mi stiamo cercando di fare a Modena. Cioè abbiamo dei soldati con una lancia un po' spuntata, non sono in grado di sconfiggere il tumore. La nostra strategia è quella di prendere le cellule del paziente stesso, di un donatore compatibile, modificarle con un vettore, si è parlato molto di vettori, quindi vettori virali o retrovirali o lentivirali, amplificare questa popolazione di cellule e rimpiantarla nel paziente stesso. Quello che noi vogliamo fare sostanzialmente è fornire dei buoni soldati con delle lance più appuntite e con una mira ben precisa, in modo tale da riuscire a sconfiggere questo tumore. Si tratta di terapia genica antitumorale, cioè modifichiamo geneticamente delle cellule per darne loro una grande potenzialità. Abbiamo due approcci che stiamo sviluppando a Modena. Il primo
potenziamo un sistema immune, cioè potenziamo i linfociti. Io non parlerò di questo di questa mattina, ma parlerò di che cosa? Parlerò di come noi possiamo manipolare il microambiente midollare. Questa è una rappresentazione schematica del microambiente midollare. Queste in nero sono le cellule cattive, lo stroma sono cellule blu attorno ai linfociti. Noi modifichiamo questa componente stromale. Di solito un'azione di supporto noi la vogliamo trasformare, la vogliamo rendere antitumorale. Per far questo dobbiamo cercare di capire un po' qual è la complessità del tumore. Il tumore non è solo cellula tumorale, l'ho anticipato un attimo fa, ma contiene veramente decine di elementi cellulari, molecole solubili, vasi, e tutto questo che cosa consente? Consente al tumore di crescere. Abbiamo proteine, cellule dell'immunità. Io volevo semplicemente che voi focalizzaste l'attenzione su questa popolazione che si chiamano tumori, fibroblasti tumore associato. Sono delle cellule di fibroblastoidi, cioè sono delle cellule di origine mesenchimale che sono associate ai tumori e sono di supporto, ancora una volta formano lo stroma del tumore vero e proprio. E queste cellule fibroblastoidi tumore associati sono molto importanti perché rappresentano quella barriera di cui parlavo un attimo fa. Consentono sostanzialmente al tumore di sfuggire all'immunità, consentono al tumore di trovare all'interno di un momento temporaneo in cui le cellule tumorali sono molto poche, potrebbero essere distrutte, questi fibroblasti e tumori associati le proteggono e quindi fanno sì che il tumore cresca progressivamente. Da dove vengono queste cellule? E perché è importante parlare di queste cellule in un contesto in cui siamo tra gli staminali e il tumore? Ma ci sono molte teorie a proposito. C'è qualcuno che dice che vengono da cellule fibroblastoidi normali, altre suggeriscono che queste cellule derivano da cellule endoteliali, altre ancora, e noi siamo tra questi, suggeriscono che queste cellule in realtà possono derivare da una componente circolante di cellule staminali dell'adulto che normalmente circolano nel nostro corpo e che si possono localizzare all'interno del tumore stesso. Quindi diciamo che da un certo punto di vista queste cellule staminali così carine, così utili per la medicina rigenerativa, in questo contesto potrebbero risultare degli elementi pericolosi. Quindi noi siamo andati dentro questo concetto, abbiamo cominciato a capire di che cosa si trattava, che cosa sono queste cellule, questi fibroblasti tumori associati. Questo è un articolino che abbiamo pubblicato qualche anno fa in cui abbiamo confrontato la popolazione di fibroblasti tumori associati prelevati da un paziente con un tumore del polmone e abbiamo confrontato il loro fenotipo con un fenotipo tra virgolette più standard di cellule staminali dell'adulto che chiamiamo cellule staminali mesenchimali, e guarda caso la popolazione era molto simile da un certo punto di vista. Questo supporta l'ipotesi che queste cellule possono essere in grado di costituire i genitori dei fibroblasti tumore associato. A questo punto, quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo detto va bene, d'accordo, i tumori hanno questa componente stromale, ma possiamo sostituire questa componente stromale con una componente stromale che in questo caso invece di essere tossica, di essere, scusate, favorente la crescita diventa tossica. E ci siamo focalizzati su due tipi di progenitori dell'adulto, uno dal tessuto osteo midollare e l'altro dal tessuto adiposo. Abbiamo cominciato a studiare come queste due popolazioni interagissero nei confronti di vari tipi di tumori. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo in realtà segue un po' il modello di quello che è il cavallo di Troia. Voi sapete, il cavallo di Troia era una sorta di cavallo in cui all'interno vi erano dei soldati. È stato messo all'interno della città, i soldati sono usciti fuori e è stata la fine per la città stessa. Noi vogliamo fare la stessa cosa, vogliamo fornire una cellula che il tumore ben accetta, ma che è in grado di essere tossica per il tumore stesso. E questo perché si può fare? Beh, perché le cellule staminali mesenchimali, modelli preclinici, si dimostrano essere attratte dal tumore stesso. Ci sono tanti modelli tumorali in cui questo è dimostrato. Parliamo di tumori della mammella,
tumori del sistema nervoso centrale, tumori del colon, tumori dell'ovaio, sarcomi, melanomi. Quindi che cosa accade? Accade che se io creo in un modello animale preclinico un quello che si chiama xenotrapianto, cioè un tumore che cresce all'interno del topino, e vado a inoculare delle cellule mesenchimali, queste stesse cellule vanno a localizzarsi all'interno del tumore. Inoltre si è visto che c'erano fattori favorenti, cioè se io andavo a irradiare il tumore, come accade ogni tanto per scopi terapeutici, potevo aumentare questo impatto. Questo è stato importante, questi modelli sono stati importanti perché hanno documentato anche come le nostre cellule mesenchimali staminali abbiano un'azione che in qualche modo riflette quello che è il tumore associato, ovvero da un lato hanno la capacità di supportare la crescita tumorale, dall'altro lato in altri tumori inibiscono la crescita tumorale. Quindi la situazione da questo punto di vista e non è ancora chiara. Devo essere anche molto chiaro che ci sono attualmente sono stati trattati migliaia di pazienti con cellule staminali mesenchimali e non c'è stata evidenza di un incremento del rischio tumorale, quindi questo per come dire, fuggire da ogni dubbio, però in questi modelli preclinici si è visto tutto questo ed è giusto che se ne parli. Quindi detto questo, abbiamo capito che c'è una popolazione di cellule mesenchimali in grado di arrivare all'interno del tumore, sappiamo che queste cellule possono più o meno favorire la crescita o inibire la crescita del tumore, cerchiamo di capire che cosa ci fornisce la letteratura, che modello di cavallo di Troia ci fornisce la letteratura per cercare di capire se questa può avere una sua utilità terapeutica. Il primo modello di cavallo di Troia di mesenchimali antitumorali è stato pubblicato nel 2002. Questo gruppo di Houston, negli Stati Uniti, ha usato come cavallo di Troia cellule mesenchimali di origine midollare. Li ha modificate geneticamente per produrre una sostanza che è solitamente prodotta dal nostro sistema immune, che è l'interferone beta, che è tra l'altro un farmaco che viene utilizzato in vari contesti medici, anche oncologici. Cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno preso una linea cellulare di melanoma maligno, hanno preso delle cellule mesenchimali da midollo, hanno modificato queste cellule come analogamente allo schema che vi avevo fatto vedere e hanno fatto produrre interferone beta. Vedete la distruzione di queste cellule in vitro, vedete come se trattiamo in modelli preclinici, nei topi, questo tumore, vi era un'abrogazione della crescita tumorale, mentre questo in nero è il tumore che cresce senza limiti e quindi liberamente. Partendo da questo presupposto, noi stessi abbiamo cominciato a capire e dire ma in effetti si può fare, guardando questo articolo abbiamo detto bene, si può fare. Abbiamo cominciato a dire, perché non utilizzare le stesse armi che il sistema immune solitamente usa nei confronti dei tumori e sconfiggere i tumori? Questi autori americani avevano utilizzato l'interferone. No? Beh, allora noi abbiamo cominciato a focalizzarci su come il sistema immune uccide i tumori, in vari modi, mediante la produzione di molecole che si chiamano i liganti della morte, appunto per questo, perché inducono morte cellulare. Tra questi, molecole come il FAS, come perforine, e soprattutto ci siamo focalizzati su una molecola che si chiama TRAIL, che è il cugino, diciamo, un cugino prossimo di una molecola che si chiama TNF, cioè il Tumor Necrosis Factor, che è stata la prima molecola scoperta ad avere un'azione antitumorale. Perché ci siamo focalizzati su TRAIL? La TRAIL è una molecola incredibile. Noi tutti abbiamo livelli di TRAIL circolanti, ma se abroghiamo, se blocchiamo la produzione di TRAIL in modelli preclinici, cioè nei topini, i topi sviluppano malattie autoimmuni, sviluppano tumori e sono particolarmente suscettibili alle infezioni. Cioè questa molecola ha un'azione regolatoria nei confronti di che cosa? Nei confronti di quelle che chiamiamo disfunzioni cellulari. Cioè se c'è una disfunzione cellulare e la cellula per qualche motivo impazzisce perché è legata a un problema autoimmune, perché è legata a un problema oncologico o perché è infettata da un virus, il sistema immune riconosce, libera TRAIL e distrugge le cellule.
Quindi questo principio è stato utilizzato negli anni da alcune aziende farmaceutiche che hanno considerato di utilizzare questa molecola in forma ricombinante e quindi in contesti clinici di trattamento. Bene, tutto questo è stato fatto grazie ad un approfondimento delle conoscenze su come questa molecola attivava la morte cellulare. Non vi tedio con queste cose un sabato mattina così interessante, ma solo per dirvi come alla base di questa conoscenza vi sia un'approfondita valutazione di quelli che sono i meccanismi. Ci sono 5 recettori per questa molecola, 2 di questi sono funzionali, altri invece non funzionali. Una volta che la molecola 3 si attiva sul recettore, questa è la membrana, si attivano delle proteine intracellulari che si chiamano caspasi, che vanno alla fine a tagliare il DNA e quindi a indurre morte cellulare in buona sostanza. E cosa è emerso da questi studi clinici? Ma è emerso in realtà che questa molecola, questa forma ricombinante di 3, era veramente interessante, solo che aveva un problema, aveva una bassa biodisponibilità, cioè se io facevo una iniezione e questa molecola nel paziente durava 30 minuti, quindi pochissimo tempo. Questa si chiama bassa biodisponibilità, cioè la molecola è scarsamente disponibile per un effetto biologico e quindi terapeutico. È chiaro che le aziende farmaceutiche avevano investito molto, cosa hanno fatto? Vabbè, aumentiamo le dosi. Questo purtroppo si è associato ad effetti collaterali legati ovviamente a incrementi di dosi, motivo per cui il farmaco è stato discontinuato. Bene, parallelamente stavamo sviluppando il nostro approccio in un progetto che è iniziato nel 2004 sostanzialmente, quindi sono 10 anni che stiamo lavorando su questa roba. Quindi questi sono i limiti della forma ricombinante nella clinica, abbiamo parlato già della tossicità, i costi di queste terapie erano inaffrontabili e quindi le aziende hanno abbandonato. A questo punto noi cosa abbiamo pensato? Bene, le cellule dell'immunità, in particolare le cellule killer, cosa fanno? Uccidono i tumori tramite i TRAC. Bene, noi abbiamo pensato di modificare questo concetto, invece di avere le cellule dell'immunità che sono in qualche modo imbambolate in questi pazienti, utilizziamo cellule staminali che sappiamo migrare nel tumore e sappiamo poter influenzare la crescita del tumore stesso. Quindi cosa abbiamo preso? Siamo partiti e abbiamo cominciato a collaborare con i chirurghi plastici, i quali soprattutto nel periodo primaverile, prima della prova bikini, ci forniscono tonnellate di grasso che ruzzano via ovviamente. Invece noi abbiamo detto no, invece di buttarle via, datele a noi. Noi abbiamo preso questo grasso, abbiamo isolato queste staminali, le abbiamo caratterizzate e le abbiamo modificate in che modo? Avevamo la necessità di introdurre un gene che le mesentimali staminali non portano, TRAIL. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i linfociti. Abbiamo preso dai linfociti solo quel gene, il gene che codifica TRAIL, e abbiamo tra virgolette riprogrammato le nostre mesenchimali in modo tale, con un vettore in questo caso retrovirale, in modo tale che le cellule mesenchimali potessero produrre TRAIL in grande quantità, non solo, ma potessero essere visibili con una proteina che si chiama proteina fluorescente verde, potessero essere visibili per tutte le nostre fasi sperimentali in laboratorio. Fatto questo, questo lavoro ormai l'abbiamo pubblicato 4 anni fa, quindi questi dati scusate sono un po' vecchi, però la cosa che volevo condividere è la rapidità con cui questo meccanismo funziona. Se io prendo le mie cellule verdi codificate producenti TRAIL e le metto a contatto con una linea tumorale, in questo caso cellule della cervice uterina, dopo 8 ore io ho un'attivazione della caspasi, cioè ho una induzione alla morte cellulare per l'80% delle cellule, quindi ci dice che l'approccio era particolarmente interessante. A questo punto abbiamo trasferito tutte queste conoscenze in vitro in 2 contesti, abbiamo creato 2 modelli animali di tumore e che abbiamo trattato con 3 infusioni di cellule producenti TRAIL o cellule non producenti TRAIL. Quello che abbiamo visto è il seguente: questo è un tumore non trattato, questo è un tumore trattato con delle cellule infuse all'interno del tumore, questo invece è un tumore trattato in cui le cellule sono state infuse endovena nel modello preclinico, quindi a dimostrazione che c'era un homing, e queste cellule, guardate che fine fanno, finiscono all'interno della componente stromale del tumore stesso, queste sono colorate con un anticorpo che va a vedere la proteina fluorescente verde e quindi le cellule producenti TRAIL. Questo è stato il primo studio. Da allora abbiamo cominciato a declinare questa tecnologia in vari ambiti.
ci siamo focalizzati su quei tumori che esprimono i recettori per questa molecola, altrimenti ovviamente non ha senso fare questa cosa. Vedete, tantissimi tumori esprimono questo tipo di recettori, dai tumori del colon, dal tumore dell'ovaio, il glioblastoma, i tumori pancreatici. Non è detto, peraltro, che l'espressione recettoriale sia associata ad una sensibilità, ma non sapendolo abbiamo cominciato a screenare tutte queste linee cellulari. Vi presento un esempio: questa non è una linea cellulare, ma è un campione isolato da un paziente che aveva un tumore molto aggressivo del polmone. Abbiamo isolato delle cellule tumorali da questo paziente, abbiamo visto che avevano dei recettori per TRAIL in questo caso e abbiamo applicato la stessa cosa. Guardate cosa accade, la barra nera: se io tratto queste cellule tumorali primarie con delle mesenchimali producenti TRAIL ad un rapporto di 1 a 5, cioè 5 aggressori con un bersaglio, ho una morte cellulare in questo caso del 60%. Fate conto che questi sono tumori, sono forme anaplastiche polmonari, sapete perfettamente di che cosa ne stiamo parlando. Abbiamo da soli, in collaborazione con altri gruppi, in Ungheria, un gruppo di Bari, abbiamo sostanzialmente utilizzato questa tecnologia per fare un targeting di vari tipi cellulari, nei sarcomi, nel mieloma multiplo. Questi sono dati che sono usciti, abbiamo commentato 2 giorni fa, vi presento pubblicamente per la prima volta. Abbiamo fatto un targeting di che cosa? Di un tumore pancreatico, cioè le cellule pancreatiche sono quelle isolette che vedete non verdi, se noi mettiamo delle cellule mesenchimali producenti TRAIL, guardate che cosa accade. Sostanzialmente queste isolette si disperdono e si crea sostanzialmente la morte complessiva della coltura. Questo è il numero di cellule morte a 48 ore, vedete che arriviamo circa al 70% per un tumore quale l'adenocarcinoma pancreatico molto aggressivo. Abbiamo altri dati che voglio condividere, questi non sono ancora pubblicati, nei sarcomi. I sarcomi sono tumori particolarmente suscettibili a questo approccio. Abbiamo testato sia l'osteosarcoma, l'abdomiosarcoma e il sarcoma di Ewing, ancora in vitro un'elevata tossicità del nostro approccio antitumorale con TRAIL. E concludo dicendo che ci sono ancora dei limiti in questa tecnologia, dobbiamo capire molto, però siamo convinti che questa strategia per certi sottotipi tumorali sia particolarmente efficace. Tutti questi dati li trasferiremo in uno studio di fase 1 nell'uomo, perché crediamo in questo approccio, soprattutto per patologie non curabili. Ringrazio il gruppo di ricerca, i collaboratori, c'è gente che viene dall'Università di Bari, per cui è un piacere ancora di più condividere Franco Silvestri e Sabino Ciavarella, con i quali abbiamo collaborato, i nostri sponsor, i nostri collaboratori. Io vi ringrazio davvero per l'invito e per l'attenzione.